Bene, la riunione di oggi è stata affollatissima, c'erano più di 100 persone perché ci sono state delle ultime vicende dettate dalla circolare inviata dal Ministero il 3 dicembre scorso, all'interno del quale si mettevano in pratica delle attuazioni della normativa relativa al decreto legge 104 e alla sua conversione in legge ultima, che non erano rispettose in realtà di quanto prevedeva la norma. Prima di tutto noi abbiamo inviato una segnalazione al Garante della protezione dei dati personali in relazione all'integrazione prevista nel DL 104 delle commissioni mediche, nelle quali bisognerebbe inviare una nuova figura del Ministero della Pubblica Istruzione, di cui non si sa bene quali dovrebbero essere le competenze, che dovrebbe presiedere alle nuove visite previste per i docenti inidonei. Noi abbiamo inviato appunto una segnalazione ed una diffida al Ministero della Pubblica Istruzione. Abbiamo poi inviato anche un atto di intimazione e rettifica della nota del MIUR del 3 dicembre scorso, perché all'interno di questa nota si dicevano cose non presenti all'interno della legge, che prestavano il fianco ad alcuni dirigenti scolastici, oltre che a dirigenti dell'ufficio scolastico regionale, ufficio scolastico provinciale, che mettevano in atto una vera e propria, continua e ulteriore persecuzione nei confronti del personale già dichiarato permanentemente inidoneo nel momento in cui è stata convertita in legge, il decreto, legge 104. Il risultato di tutto questo, è stato che, abbiamo ottenuto proprio oggi un'altra vittoria, che forse è la migliore rispetto anche alle altre precedenti, perché nell'ultima nota del 6 dicembre, e quindi, attualissima, il Ministero si è visto costretto a, specificare che cosa occorre fare per i docenti già dichiarati inidonei nella conversione in legge ultima del decreto legge 104 e stabilisce nuovamente e in via definitiva che tale personale non deve fare alcuna domanda di nessun genere, che permane sul proprio posto di appartenenza, che non c'è nessun atto da dover fare per dichiarare di non voler passare a visita, perché la tutela che esiste rispetto a questo personale è quella che prevede che tale personale possa permanere a tutti gli effetti nello svolgimento delle mansioni, così come dal contratto collettivo nazionale integrativo del 2008, rispetto al quale le nostre perplessità ancora rimangono tutte, ma comunque essendo lì prevista un'utilizzazione in compiti ben precisi e specifici, non c'è nessuno che possa rimuovere il personale inidoneo da quella utilizzazione, né che possa pretendere di far fare loro domande di utilizzazione o di mobilità intercompartimentale, perché, così come è specificato all'interno della nota che stiamo richiamando, tale personale non deve fare alcuna richiesta, in quanto è di propria competenza quella di rimanere sul proprio posto. Facciamo vedere. La nota, ecco qui. Che poi troveranno allegato. Eh?